adesso invito sul palco l'ultimo relatore, non so se verrà da solo o sono in due, dall'Università di Firenze e dalla R&DTE SRL. Lorenzo Mucchi o Federico Trippi? Lorenzo Mucchi. Lorenzo. Questa è una presentazione che vi raccomando di seguire con grande attenzione, perché è una piccola enciclopedia delle reti wireless di sensori, veramente interessante. Mi auguro che riesca a essere sintetico, perché è veramente completa, però è di assoluto interesse. È importante, insomma. Sì, mi presento, io sono Lorenzo Mucchi del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Firenze, e in particolare responsabile del laboratorio di applicazioni delle tecnologie dell'informazione. Diciamo, il nostro laboratorio ha una particolare mission, che è anche quella di realizzare un trasferimento tecnologico verso le imprese, diciamo piccole e grandi. Abbiamo collaborazioni con diverse imprese, tra cui citerei ATI Acmotech, che ha uno stand proprio qui da voi. E, in particolare il laboratorio ha poi una spin-off universitaria, che è questa R&DTE, dove la TE sta per, ovviamente con i sensori in questo caso si può facilmente sopperire. Possono misurare ovviamente varie come grandezze fisiche, come vi ho detto precedentemente. Okay, senza sensori questo tipo di monitoraggio può essere molto difficile o qualche volta proprio impossibile. Nel settore industriale, ad esempio, si può passare da sensori molto semplici, come possono essere quelli del building automation, cioè accesso a edifici o a parte di edifici. In questo caso vi posso citare per esempio l'ospedale di Empoli, che ci ha commissionato una rete di sensori per l'accesso degli infermieri alle zone, a certe tipologie di zone dell'ospedale, dove possono accedere solamente alcune tipologie di infermieri, altri no, cioè gli operatori sanitari no, gli infermieri sì, o certe tipologie di infermieri, cioè quelli per esempio della UTIC rispetto a quelli invece delle corsie normali. Ovviamente il sensore è in grado di percepire la presenza dell'infermiere o della barella in questione e di aprire in automatico la porta, ad esempio, alla percezione della distanza dell'infermiere in questione. Quindi un controllo degli accessi, un controllo ad esempio del riscaldamento ventilatore dell'aria condizionata, HVAC sta per questo, quindi un controllo in automatico, quindi una misura della temperatura, dell'umidità, dell'ambiente e con questo variare in modo automatico l'aria condizionata oppure il riscaldamento, eccetera. Anche in questo modo magari tentando di risparmiare energia, ecco, evitare sprechi. Il controllo ovviamente della luminosità, le luci si possono alzare e abbassare in funzione della luce esterna, quindi con dei sensori di luminosità installati e così via, regolamento dei termostati, eccetera. Nel caso dell'automazione dei processi industriali si può anche vedere ad esempio sensori wireless utilizzati nel caso di monitoraggio della portata dell'acqua, monitoraggio ad esempio delle fiaccole nei gasdotti, nelle produzioni di gas, detection di veicoli, oppure anche nel caso dell'agricoltura, ad esempio monitoraggio di serre, eccetera, insomma di tutti quei parametri ambientali che sono necessari per prendere poi delle decisioni. Ovviamente questi dati servono in primis per poter realizzare degli algoritmi di decisione. Altre tipologie di utilizzo sono nell'automazione elettrica, cioè nel monitoraggio dei dispositivi, nella misura ad esempio del consumo energetico, automatic meter reading, nel consumo di gas, del consumo di energia elettrica, eccetera, il consumo di acqua ad esempio e così via, oppure anche per esempio nel caso di monitoraggio nel monitoraggio ad esempio dei magazzini,
carico e scarico delle merci, eccetera. In questo caso le reti di sensori, forse più note in questo caso qui come RFID, le reti di sensori in generale possono essere molto utili per poter aggiornare automaticamente il magazzino in funzione, diciamo, di ciò che è stato prelevato oppure immesso all'interno del magazzino. Anche in questo caso ci sono dei vantaggi enormi da un punto nell'organizzazione del magazzino, ci sono dei vantaggi enormi per le aziende, tenendo conto appunto che ci sono dei sensori attualmente che possono identificare degli oggetti anche in ambienti piuttosto difficili come possono essere quelli industriali con delle approssimazioni del centimetro. Un altro impiego è quello, diciamo, per realizzare quello che si chiama condition based maintenance, cioè delle reti di sensori che vengono utilizzate per poter prendere delle decisioni su quando intervenire per il, diciamo, un mantenimento oppure per intervenire, diciamo, su un dispositivo, su un macchinario, per realizzare una specie di controllo, di check, di check-in del macchinario prima che questo si guasti. Quindi un controllo dei parametri fondamentali del macchinario per poter intervenire delle riparazioni o, diciamo, schedulare delle riparazioni in funzione, diciamo, dell'andamento di questi parametri. Questo può prevenire ad esempio la rottura di un macchinario, che ovviamente è molto peggio, perché implica ovviamente lo stop della produzione. Da questo punto di vista, ad esempio, vi segnalo un altro progetto che abbiamo avuto con i cantieri di Viareggio, in cui abbiamo cablato i macchinari in funzione di un'imbarcazione, di una barca di 62 metri che ha tutte le varie pompe, la pompa di sentina, tutti i vari macchinari che si usurano ovviamente con l'andare del tempo, e i sensori andavano a misurare un po' la quantità erano diverse tipologie di sensori ovviamente che potevano, diciamo, dare, fusi insieme questi dati, potevano dare un'idea dell'usura del macchinario. Chiaramente la rottura di uno di questi macchinari può provocare il fatto che la barca non può andare avanti, ad esempio, cosa ovviamente il proprietario veniva avvertito che c'era bisogno di un maintenance, c'era bisogno di un controllo del macchinario, di una sostituzione del macchinario stesso. Nel settore, quindi, diciamo, nel settore industriale, in questo momento tipicamente questi sensori vengono installati sui macchinari industriali. Questi sensori monitorano tutti i parametri critici dell'equipaggiamento, possono acquisire vari segnali e ovviamente vengono trasmessi a quello che si chiama sync node. Il sync node in questo caso è una specie di gateway, di raccoglitore di questi dati, che tipicamente è poi connesso a una rete IP, trasferisce poi questi dati via IP a un server, a un database per il controllo. Una delle potenzialità e uno, diciamo, dei punti aperti attuali, uno dei punti di ricerca maggiori, è quella di in realtà diminuire la mole di dati trasferiti dalla rete di sensori verso il server. Cioè si cerca sempre di più di trasferire le potenzialità di processing, quindi l'elaborazione dei dati, di trasferirla in loco. Cioè cercare di far fare l'elaborazione del dato alla rete di sensori e trasferire solo il risultato e non trasferire i dati grezzi per poi essere elaborati sul server. Questo alleggerisce molto i dati trasferiti, fa risparmiare energia perché non devo mandare una mole molto elevata di dati e così via. Questo ad esempio è un punto su cui si sta lavorando molto. Ovviamente questi dati possono, una volta elaborati, possono inviare degli allarmi al personale, il personale può intervenire per riparazioni e così via, e quindi, diciamo, evitare catastrofici
interruzioni della produzione. Vediamo quali sono, diciamo, in questo momento challenge e soluzioni progettuali. Fondamentalmente, diciamo, una prima challenge sono le risorse limitate di queste reti di sensori. In primis le limitazioni hanno a che fare con la durata della batteria, una limitata memoria a bordo, molto limitate capacità di processing e ovviamente anche una limitazione di banda, qui per banda si intende banda radio per la trasmissione dei dati. Quindi fondamentalmente si parla di low data rate molto, molto bassi. Da questo punto di vista possibili soluzioni possono essere, diciamo, una progettazione di questi sensori un po' più efficiente da un punto di vista dell'uso delle risorse, ad esempio protocolli di risparmio energetico, quindi ad esempio il routing, perché le reti di sensori ovviamente sono collaborative, quindi i sensori possono realizzare anche un trasferimento di un dato di un sensore analogo che è vicino ma non è in vista del sync node, quindi possono realizzare delle relay, come si suol dire, sono reti di relaying. Il protocollo di routing ad esempio potrebbe essere più intelligente andando a utilizzare per il relay di queste informazioni quei nodi che hanno più batteria rispetto a quelli che ne hanno meno. Questo potrebbe essere già un primo protocollo di utilizzo migliore dell'energia. Altre tipologie di risparmio energetico sono basate sul MAC layer, ovvero utilizzando codice a correzione d'errore più intelligenti, che tengono, diciamo, in qualche modo un occhio, che realizzano un trade-off fra appunto processing di questi codici a correzione d'errore, che i codici di correzione d'errore sono diciamo dei bit speciali inseriti all'interno dell'informazione, dei bit informativi che servono poi in fase di ricezione per correggere eventuali errori dovuti alla trasmissione. Ovviamente questi sono bit aggiuntivi che non sono informativi, quindi più ne metto e più diminuisco, diciamo, in qualche modo il mio data rate. Ottimizzazione da un punto di vista hardware, ad esempio prevedere uno sleeping mode del dispositivo, cioè se il dispositivo in quel momento, se il sensore in quel momento non deve misurare una certa grandezza, spengo, fra virgolette, metto in stand by ad esempio lo stadio a radiofrequenza, che è uno di quelli che consuma di più. Altro elemento importante è quello di tentare il più possibile di integrare tutti i vari moduli all'interno di un singolo chip, system on a chip, quindi integrando tutto ovviamente riesco a ottenere più capacità di elaborazione e anche un risparmio energetico. L'altro tentativo, come vi dicevo prima, è il local data processing, cioè tentare di processare il dato in modo locale inviando solamente il risultato, non inviando, diciamo, i dati grezzi. L'altro elemento è quello di tentare di rendere autonomi questi sensori da un punto di vista energetico. Energy harvesting vuol dire appunto cercare di raccogliere l'energia dall'ambiente, quindi non dipendere dalla batteria o non dipendere solamente dalla batteria per poter utilizzare tutte le caratteristiche del sensore. Da questo punto di vista ci sono varie possibilità, l'uso di celle fotovoltaiche ad esempio, l'utilizzo di vibrazioni oppure conversioni di tipo termoelettrico, utilizzare ad esempio anche il corpo umano come fonte, diciamo, di energia per quello che riguarda i sensori ad esempio sul corpo, che risiedono sul corpo, utilizzare ad esempio materiali piezoelettrici che trasformano appunto le vibrazioni in energia elettrica e così via. Anche su questo c'è molto, non proprio da parte dei telecomunicazionisti, che sono più invece devoti al tentare di risparmiare il più possibile energia nella trasmissione, ma diciamo anche da un punto di vista dell'uso dei materiali c'è molta ricerca da questo punto di vista.
Data redundancy è un altro challenge. Il problema di avere diciamo molti sensori sparsi nell'ambiente può provocare un accumulo di dati che si riferiscono ad esempio a misure ridondanti, cioè misure di cui più sensori mi stanno misurando la stessa quantità e quindi io in realtà non ne ho bisogno di questa ridondanza. La ridondanza può essere di tipo spaziale o di tipo temporale. Di tipo spaziale, se appunto sensori vicini mi stanno misurando lo stesso parametro, ad esempio all'interno di una serra, più sensori mi stanno misurando anche tutte e due l'umidità o la temperatura, ma io non ho bisogno di tutte queste misure. Ingegnere, scusi, devo sì. interromperla. Sì. Abbiamo sforato, okay. Dobbiamo chiudere per forza la presentazione. Benissimo. Purtroppo. Allora vi dico... Era un po' lunga, effettivamente. Meno di metà. Va bene. Se forse la trovate poi scaricabile questa presentazione, è abbastanza didattica, quindi si dovrebbe comprendere facilmente. Queste sono un po' le open issue, cioè punti che si incontrano oggi, è quello di rendere questi sensori il più intelligenti possibile, quindi introdurre un paradigma di cognitività all'interno di questi sensori. Chiaramente tutto questo cercare di realizzarlo utilizzando meno energia possibile, cosa che in questo momento non è effettivamente fattibile. In ogni caso, insomma, se avete bisogno di altre informazioni io sono a disposizione e potete contattarmi in qualsiasi momento. Grazie mille.